Possiamo alimentare le astronavi usando i buchi neri? In un certo senso. Esplorare la nostra galassia è piuttosto problematico. La nostra navicella spaziale più veloce di sempre, la Parker Solar Probe della NASA, viaggia solo a circa 0,06% della velocità della luce. Quindi ci vorrebbero circa 7700 anni per raggiungere anche la stella a noi più vicina, Proxima Centauri. Allora dobbiamo trovare un modo per raggiungere una velocità estremamente elevata senza consumare troppo carburante. Perché non consideriamo l'idea di alimentare le navicelle spaziali utilizzando le radiazioni provenienti dai buchi neri? I buchi neri naturali sono troppo massicci per poterli sfruttare. Tuttavia, nelle prime fasi dell'universo, potrebbero esserci stati i buchi neri molto piccoli, noti come primordiali. Forse potremmo tentare di ricrearli. Per farlo, dovremmo concentrare una quantità enorme di energia su un punto minuscolo. Immagina una massa di circa 1 milione di tonnellate entro un raggio di pochi attometri. Gli scienziati hanno ideato un metodo per realizzare ciò. Raccogliendo una vasta quantità di energia solare con pannelli fotovoltaici, dirigendola verso un unico punto, circondandolo con collettori per catturare l'energia emessa e utilizzando la sua radiazione per alimentare una nave spaziale. Che piano brillante! Per quanto riguarda l'implementazione, dovremmo aspettare e vedere come si sviluppa. Gli scienziati in Giappone hanno sviluppato uteri artificiali che possono nutrire i piccoli squali prematuri. Aiutano gli embrioni a prepararsi per nascere correttamente. Questi uteri artificiali possono sostenere i piccoli squali per quasi un anno. Questo è molto più lungo rispetto al loro precedente record di 160 giorni. L'invenzione funziona davvero. Alcuni embrioni sono cresciuti da 1,2 a quasi 6 pollici, che è la loro dimensione naturale alla nascita. Gli squali prematuri sono molto vulnerabili perché l'acqua di mare è troppo salata per i loro piccoli corpi. Questo è particolarmente pericoloso per gli squali vivipari perché i loro piccoli nascono senza un guscio protettivo. Quindi ciò che hanno fatto gli scienziati è stato metterli in questi contenitori e iniziare a ridurre lentamente i liquidi naturali, mentre aumentavano gradualmente l'acqua di mare, fino a quando i piccoli si abituavano al sale. Tuttavia i risultati non sono ancora perfetti. Su 33 embrioni, solo 3 hanno raggiunto la dimensione per la nascita. Tuttavia, questi 3 sono sani e ora vivono come qualsiasi altro cucciolo di squalo. Hanno masticato un po' di sgombro tritato e gamberetti e si sono comportati tipicamente per la loro età. L'obiettivo finale di tutta questa ricerca, naturalmente, è sviluppare sistemi più universali per un uso più ampio. Sentire un abbraccio attraverso internet potrebbe presto essere possibile, utilizzando la e-skin. I ricercatori della City University di Hong Kong hanno sviluppato una e-skin morbida e wireless che può rilevare e trasmettere la sensazione del tatto. Questo crea una rete di tocco per l'interazione multiutente. La e-skin può sia percepire il contatto che imitarlo. Avevamo già tecnologie simili in passato, con la realtà virtuale per esempio, ma mai entrambe allo stesso tempo. Ecco come funziona. Premi un attuatore che genera un segnale elettrico. Questo segnale viene convertito in un segnale digitale da un convertitore analogico digitale. Poi viene inviato via Bluetooth a un'altra e-skin. L'e-skin ricevente converte il segnale di nuovo in una corrente elettrica e ricrea la sensazione del tatto attraverso vibrazioni. Finalmente, amici e familiari lontani potrebbero usare la tecnologia per sentirsi a vicenda. Questa tecnologia potrebbe anche aiutare le persone non vedenti con le indicazioni stradali e la lettura dei messaggi in braille. Ora immagina di poter stampare in 3D letteralmente delle ossa. Questa è una nuova tecnologia che ci aiuta a creare ossa sintetiche con cellule viventi. Utilizza un inchiostro speciale che imita il tessuto osseo naturale. Prima realizzi un modello come un progetto osseo personalizzato. Poi la stampante utilizza un inchiostro ceramico in un bagno di gelatina, estrudendolo strato per strato. Stampi questa cosa in 3D a temperatura ambiente. Poi il materiale osseo stampato si solidifica e si integra con il tessuto osseo esistente, ed ecco fatto! Ci sono ancora alcuni problemi da risolvere. Ad esempio, assicurarsi che non ci siano reazioni immunitarie, rendere il materiale più resistente e così via. A proposito, a Mumbai c'è una startup che ha già creato modelli 3D di organi per oltre 1200 operazioni. E la tecnologia continuerà solo a migliorare.
I prossimi obiettivi sono aggiungere vasi sanguigni per garantire che i nutrienti e l'ossigeno raggiungano i tessuti e sviluppare materiali intelligenti che cambino a seconda dell'ambiente. In futuro potreste avere una copia digitale del tuo corpo per monitorare la tua salute. Un gemello digitale è un modello virtuale di un oggetto fisico che non solo assomiglia all'oggetto, ma si comporta anche come esso. A dire il vero, non deve essere una copia completa di te. Può essere qualcosa di semplice, come una copia di un cuore. A differenza di un semplice modello 3D, un gemello digitale deve mostrare come tutte le parti dell'oggetto interagiscono tra loro. Mostrerà tutti i componenti e le loro interazioni, non solo la forma o l'aspetto. Guardandoli, aiuterà i medici a comprendere meglio e migliorare i risultati di salute ottimizzando i parametri casuali e osservando come cambia la condizione. Ad esempio, recentemente i ricercatori hanno creato gemelli digitali dei cuori dei pazienti. I modelli mostravano la struttura del cuore e i danni, cose come cicatrici e simili. Avevano anche una simulazione dell'attività elettrica del cuore. Hanno provato a inviare segnali attraverso il gemello digitale, osservato come si comportava e sono stati in grado di prevedere problemi con le aritmie. E se le tue pareti potessero mangiare la luce del sole durante il giorno e utilizzare l'energia accumulata per alimentare l'edificio di notte? Edifici che si autoalimentano letteralmente? Ecco i mattoni che immagazzinano energia. Possono essere incorporati nelle pareti tra i mattoni tradizionali, catturare energia rinnovabile aggiuntiva, stabilizzare la rete elettrica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Usano un tipo di cemento che può immagazzinare elettricità e alimentare dispositivi. Questi mattoni possono trasformare il pigmento rosso dei mattoni standard in plastica conduttiva, capace di immagazzinare e rilasciare una grande quantità di carica. Abbinali ai pannelli solari e voilà! Molta energia pulita che funziona anche in caso di blackout. E sono anche piuttosto convenienti. Le persone potrebbero utilizzarli per creare dispositivi portatili e flessibili alimentati da questi mattoni, come elettronica indossabile, sensori o display che si attaccano ai vestiti e simili. Potenzialmente questi mattoni potrebbero essere stampati in 3D e prodotti in serie. La Cina ha sviluppato una batteria per auto rivoluzionaria che può essere completamente caricata in soli 10 minuti. Inoltre, può alimentare un'auto per centinaia di chilometri prima di dover essere ricaricata. Tutto grazie ai recenti grandi avanzamenti in chimica. I chimici hanno trovato un modo per immagazzinare molta più energia. Le batterie più recenti possono permettere alle auto di percorrere 402 km con una singola carica e le versioni più nuove possono arrivare fino a 965,6 km per carica. In futuro questo potrebbe rendere le auto elettriche molto più efficienti e convenienti. Potresti pensare che suoni bene, ma c'è un inghippo. Se ci sono interruzioni a causa di condizioni meteorologiche estreme, dispute commerciali o qualsiasi altra cosa, le persone saranno nei guai. Non è come se potessi andare a chiedere al tuo vicino di prestarti della benzina. Le auto elettriche potrebbero non riuscire a ottenere le batterie di cui hanno bisogno. Chiunque guidi un'auto elettrica per andare al lavoro sarebbe bloccato e i prezzi salirebbero alle stelle. C'è anche un tipo strano di batteria che è fatta di sabbia. Gli ingegneri finlandesi hanno riempito un grande contenitore di acciaio che misura 4x7 metri con centinaia di tonnellate di sabbia. Hanno poi riscaldato la sabbia utilizzando energia eolica e solare. Questo metodo consente di immagazzinare energia per mesi. In una batteria come questa, l'elettricità viene utilizzata per riscaldare l'aria in un sistema speciale di tubi. L'aria calda poi scorre attraverso questi tubi per riscaldare la sabbia. Questo calore generato può essere utilizzato come energia. Questo si chiama riscaldamento resistivo. A volte le nuove tecnologie possono essere sia incredibili che un po' inquietanti. È sicuramente il caso della necrobotica. Questa disciplina include la trasformazione di organismi deceduti in robot. Potrebbe sembrare la trama di un film horror, ma i ricercatori della Rice University pensano che sarà estremamente utile. Un team dell'Università di Rice ha trasformato un ragno defunto in una pinza robotica che può afferrare oggetti. Lo fanno iniettando aria nel ragno. I ragni usano l'idraulica per muovere i loro arti, forzando il loro tipo di sangue nelle gambe per farle estendere. Queste pinze necrobotiche potrebbero essere utilizzate in compiti delicati dove le parti robotiche tradizionali potrebbero essere troppo ingombranti o dure.